Era un ragazzo, così come lo era l'assessore Gallo, quando insieme partecipavamo ai convegni organizzati dal professor Galiano sulla necessità di creare un marchio DOP per il cedro di Calabria. Dopo circa 30 anni ci si è riusciti. A parlare il presidente della regione Calabria, Roberto Chiuto, a margine di una conferenza stampa organizzata a Santa Maria del Cedro per celebrare il via libera dell'Unione Europea al marchio DOP per il cedro di Calabria. Era un ragazzo anche l'assessore Gallo, quando insieme partecipavamo, mi ricordo, a convegni organizzati dal professor Galiano, no, sulla necessità di creare il marchio DOP per il cedro. Dopo 20 anni, 30 anni, finalmente ci si riesce grazie all'impegno dell'assessore Gallo, che è stato molto bravo, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, del consorzio, ma soprattutto degli operatori. Questo riconoscimento è un risultato importante sia per il cedro che per il suo territorio di riferimento. La DOP Economy porterà dei benefici su tutto il territorio e siamo tutti quanti impegnati a partire da oggi a poter capitalizzare questa opportunità per fare in modo che il cedro sia sempre più e sempre meglio il carattere identitario del nostro territorio e il volano di sviluppo sia del comparto cedrico che del tessuto produttivo di tutta la Riviera dei Cedri e della Calabria. La Calabria è terra di prodotti di qualità, questo è un prodotto di qualità, il cedro, che oggi ottiene un riconoscimento da parte della Comunità Europea, quindi un risultato straordinariamente importante che noi raccogliamo e che dimostra come questa terra possa ambire ad avere prodotti di qualità sicuramente, ma anche ad avere gente che fa le cose per bene, che ha l'ambizione di fare le cose per bene. Noi abbiamo questo obiettivo.